Ciao a tutti, ho appena finito di guardare la gara delle MotoGP che è stata veramente uno scempio. È stata veramente una cosa, non la gara, ma come è stata commentata. Anzi, la gara, voglio fare i complimenti a Jack Miller, perché Jack Miller ne ha sentite tante. Poveretto, era stato addirittura detto che non era capace di portare una moto. Invece Jack Miller è un signor pilota e se l'è meritata. Si sta costruendo, si sta facendo. Sta crescendo e sta imparando. E forse in futuro ne sentiremo parlare anche sullo asciutto. Quindi complimenti a Jack che se le merita perché ne ha fatto di cadute, di tibie rotte, di tutt'altro, quindi se l'è meritato. Ma oggi è veramente toccato il fondo. Cioè si è veramente visto una cosa veramente. Non so neanche come dirla perché è stato veramente commentato in maniera di parte. Cioè. Hanno commentato proprio di parte, proprio come se ci avessero la tifoseria. Cioè, godevano del fatto che Lorenzo era dietro. Ogni 3 minuti dicevano: guardate che Lorenzo fatta in crisi nera, non ci sta capendo niente. Gara al ritroso, gara all'indietro, gara che non ci sta capendo nulla. E come si sentiva proprio che col tono della voce era quasi contento che quello era in crisi. Quando non deve essere così. Perché la telecronaca deve essere imparziale, ovvero per tutti. Perché se no, facciamo come nel calcio. Io sono abbonato a Milan Channel, cioè Inter Channel, JTV, che è Juventus Channel, Roma Channel e Inter Channel. Lì mentre guardi la partita, premi il tasto verde e ti esce telecronaca tifosa. Quindi la telecronaca è per te, che sei tifoso di quella squadra. E quello ti fa la telecronaca di parte. Ma è una telecronaca che io pago abbonata a un canale. Ma se il canale è per tutti, la cosa non va bene. Non va assolutamente bene. Perché sta diventando insopportabile. Oggi si è veramente toccato il fondo. È caduto Dovizioso. Ah, ma che sfiga! Ma Rossi sta facendo un buon giro. Ha parlato un po'. È caduto Petrucci. Oh, che peccato, così, giusto per. Caduto Rossi, caduto il silenzio, come se fosse partito il segnale. Un minuto di silenzio, qualche secondo non proferiva parola. La gara degli italiani. Italiani dove? Hai fatto la telecronaca per un solo italiano. Uno. Degli altri manco te ne importava, come te ne dovrebbe importare. Com'è caduto lui? Silenzio, mortorio. E no, così non può fare, non può essere, perché veramente a ogni sorpasso, a ogni cosa, fa Rossi, Rossi così. Il fatto della luce rossa è un fatto gravissimo. Perché il regolamento dice che con la luce rossa, quando piove, bisogna tenerla accesa obbligatoriamente. Non si può correre con la luce rossa spenta. Perché la luce rossa non è che l'hanno messa per sport, l'hanno messa perché con le strisce d'acqua la luce rossa serve per farti vedere da quello dietro. Quindi se tu che corri avanti con la luce rossa spenta, non con la mappa della luce rossa attivata, devi fermarti in modo che o si resetta la moto oppure ti segnalano che la luce rossa non funziona. Quindi magari a fine gara ti potrebbero anche penalizzare. Ma Meta dice no, ma vediamo se fanno reclamo. Cioè, così, fanno passare anche questo. E non va bene, non va assolutamente bene. Perché noi non tifiamo Rossi, io non lo tifo, però se c'è una telecronaca degna e Rossi vince, a me va bene. Va bene perché fa bene il lavoro, cioè uno viene pagato per fare una telecronaca per tutti, anche Di Pillo, Giovanni Di Pillo. Vi cito Carena contro Carena, Superbike, ha commentato gare di MotoGP su Eurosport. Poi lui è tra virgolette uno che a Rossi piace, ma non fa una telecronaca di quel tipo. Non fa una telecronaca di quel tipo. Cioè, così spudoratamente di parte che se ne accorgerebbe pure uno che la MotoGP non l'ha mai vista in vita sua. Cioè, là ci mancava solo la maglietta. Non si può andare avanti così perché la gente è stufa. Sì, non è più la MotoGP gratis.
Adesso con GP si paga, e anche tanto con Sky. Cioè, non si può andare avanti così. Cioè, veramente non si può. Perché uno dice, io non tifo rossi, però mi voglio una telecronaca che, di cui dico, mamma mia, che bella. Cioè, voglio una telecronaca che sia per tutti. Cioè, Caduto Dovizioso, due parole. Oh, mamma mia, poi andiamo avanti, cioè, andiamo così, 2 minuti veloci, Caduto Rossi. Muto, non si sentiva niente. Cioè, veramente no. Cioè, non si può. Poi staccano mentre fanno la gara. Staccano sull'inquadratura di Rossi mentre si sta correndo. Mentre lui se ne va nel motorhome. Beh, quello si può anche fare. Quando stavo in Ducati, io mi ricordo un episodio che è stato peggio di quello di oggi. Rossi lottava per l'undicesimo posto. Non mi ricordo se era già Sky, non mi ricordo questa cosa qua, mi sembra di sì comunque. Mi sa che eravamo ancora su Italia 1, mi sa nel 2011, no, eravamo su Italia 1. Beh, andiamo, andiamo, Rossi sta sorpassando dietro. C'era Dovizioso che dava spettacolo avanti e lottava per la prima posizione, le prime posizioni con Stoner e Lorenzo davanti. No, no, andiamo dietro che Rossi sta superando. Invece, cioè, ci perdevamo il duello davanti e ci facevamo vedere Rossi dietro. Ma quello era Mediaset. E già lì non andava bene neanche quello, ma oggi si è veramente toccato il fondo. Oggi si è veramente toccato il fondo. Cioè, questa è una cosa di proprio fatta proprio tifosa. E non se ne può più, non se ne può davvero più. Ogni domenica è una cosa così. E lo speciale. Cioè, se c'è un canale per lui, o che gli cambiassero nome a quel canale. Fanno 208 Rossi Channel e poi fanno MotoGP e ci mettiamo altri commentatori. Così uno si vede, i tifosi rossi si mettono quel canale tutto per loro e noi ci vediamo quello della MotoGP. E scegliamo noi i commentatori, c'è Di Pillo, c'è Ranghieri, c'è chi volete. Ma così non si può andare avanti, però. Non si può andare avanti, veramente. Non si può. Che non si può. Non è troppo. È veramente una cosa che non se ne può più. Quindi, anzi, mo, sto chiudendo il video, mo aspetto Mr. Helmet, perché voglio che Mr. Helmet, come me, su questo punto bisogna battere, perché lui batte ancora più di me. Che Mr. Helmet è lui, Mr. Helmet Rossi, tra virgolette, io non lo tifo, ma Mr. Helmet sì. Cioè, Mr. Helmet sì, io non sono contro Rossi, anche se lui, Mr. Helmet, come me, perciò sono d'accordo con lui, denuncia questo. Una TV fomentata per un solo pilota, da una sola parte. Questo che mi accomuna con Mr. Helmet. Perché su Rossi siamo di idee diverse. Io non tifo Rossi, a lui va bene anche se vince. Lui contesta questo sistema che c'è di una TV schierata da una sola parte. Perché si vede, anche i rossiani penso che se abbiano un po' di lucidità, se la risentono a mente fredda, dove ha preso un po' di Malox per la caduta di Rossi, per la rabbia di Pass, si accorgeranno che non si può. Cioè, io non si può continuare a difendere una cosa del genere. Che quello è contro fare la telecronaca. Cioè, quello è proprio di parte. Cioè, non si può andare avanti così. Cioè, veramente è troppo. Io sono veramente disgustato. Oggi ho visto proprio il peggio che si poteva vedere. Parla di una gara degli italiani. Quando invece lui fa la telecronaca sembra un solo italiano. E gli altri manco li pesca. Quando li pesca poco tempo. Cioè, ci prende per scemi. Siamo stupidi, non ne possiamo veramente più. Io sono veramente disgustato, veramente al limite di quello che ho visto. Lorenzo in crisi, quello ogni 2 minuti me lo ripeteva. Sì, no, poi cambiano le condizioni, ma oggi Lorenzo gara negativa, l'abbiamo capito, basta. Tanto alla fine lui ha accumulato punti e lui l'altro no. Se proprio vogliamo essere. Quindi, ma lasciamo stare, ognuno fa quello che vuole, però non puoi farlo così spudoratamente. Non puoi farlo così spudoratamente. Quindi, io sono veramente schifato, veramente. Ho visto proprio oggi uno schifo. Mi stava passando la voglia di cambiare canale. Che poi ti fanno diventare, tu sei tra virgolette, boh, ma vendi queste cose diventi cattivo. Perché le cadute non si augura a nessuno, non si esulta mai per la caduta di Rossi. Non si deve esultare perché grazie a Dio non si è fatto male, però
quando vedi certe cose, proprio proprio ti esce. Perché quello veramente ti porta al limite. Ma non solo io, anche gli altri, tutte le persone che non tifano rossi, non ne possono più di sta cosa, non ne possono davvero più. Perché non si può, cioè. Quindi io spero che la situazione si cambi, perché così non si può andare avanti. Vi ripeto, vi aspetto Mr. Helmet. Aspetto Mr. Helmet con un grande voglia. Perché sono sicuro che anche lui batterà su questo tasto, perché non se ne può davvero più. Non se ne può davvero più. Ciao a tutti.